Seguendo la nostra consuetudine di reinterpretare un gioco in ambiente digitale, abbiamo deciso di ispirarci per il 2023 al celebre Cluedo, facendolo diventare Make It Mystery. Mystery, 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 mystery. Invece di un omicidio, però, i partecipanti dovranno scoprire chi ha inserito un virus nella LAN di Make It Modena. Come lo ha fatto e in quale locale della palestra digitale. Il primo problema da risolvere è stato individuare i sei personaggi digitali che saranno i nuovi protagonisti del gioco. Ci servivano sei idee e le abbiamo trovate. Tor, software libero che permette la navigazione anonima sul web. Raspberry Pi, mini computer a scheda singola sviluppato nel Regno Unito. Python, linguaggio di programmazione di alto livello. C++, uno dei primi linguaggi di programmazione. Anonymous, movimento decentralizzato di hacking etico. Arduino, mini controller usato in robotica. Le armi del Cluedo sono diventati gli strumenti digitali usati per inserire il virus nella rete informatica. Bluetooth, connessione internet, microSD. Trojan, pendrive USB. Connessione Wi-Fi. Tutti i materiali sono stati modellati e poi stampati in 3D. I dadi del Cluedo non sono semplici dadi da 6. Uno ha un punto interrogativo al posto del numero 1, che obbliga a pescare una carta imprevisti. In Make It Mystery lo abbiamo sostituito con un triangolo, che è riportato su uno dei dadi, stampati a resina per una migliore qualità. Passiamo alle carte. Anche queste pensate in un ambiente digitale, ad esempio l'orologio di Cluedo è stato sostituito dal simbolo loading, attribuendogli la stessa funzione. Il tabellone è stato disegnato in vettoriale per ricreare con la taglio laser la planimetria di Make It Modena, realizzando le varie stanze con le pareti per un effetto 3D. La taglio laser consente di incidere i disegni e tagliare tutti gli elementi a formare gli incastri contemporaneamente. E ora giochiamo!